Ed eccoci qua. Bentornati ragazzi. Sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di Lazio-Juventus. Si potrebbe dire, anzi si potrebbe riassumere la partita in poche parole in realtà. Che di bello non c'è stato assolutamente niente. Possiamo dire questo, possiamo riassumerlo. No, vabbè, a parte gli scherzi, dico subito che i due rigori ci sono netti, almeno da quello che ho saputo io allo stadio, perché come voi ben sapete, io in Curva Nord non vedo nulla, non vedo nulla, a maggior ragione quello che succede davanti alla porta che sta dall'altra parte dello stadio. Non vedo nulla, però da quello che mi hanno detto, i rigori sono abbastanza evidenti. È stata una partita brutta della Lazio, una partita brutta, una partita dove non abbiamo tirato in porta neanche una volta. I pochi tiri che ci sono stati tutti quanti ribattuti dal muro juventino, e sottolineo la parola muro juventino perché la Juventus Allegri è così che gioca, ragazzi. La partita l'hai persa dal momento in cui hai preso il primo gol, perché contro la Juventus non puoi permetterti di andare sotto, almeno contro questa Juventus. Contro questa qui, contro la Juventus di Allegri, magari poteva essere un discorso diverso con la Juventus di Pirlo o con la Juventus di Sarri. Infatti, contro la Juventus di Sarri abbiamo vinto proprio in rimonta quella partita del 7 dicembre 2019. Però contro la Juventus di Allegri non puoi permetterti di passare in svantaggio. Quindi male Cataldi. Quindi male Cataldi, perché è Cataldi che ha commesso quel fallo di rigore ingenuo, perché non puoi entrare così, indipendentemente da tutto, no? Anche se hai preso la palla o meno, anche se puoi prendere la palla o meno, non si entra così in area di rigore. È una follia. Quindi follia di Cataldi che compromette la partita, poi del resto Cataldi ha fatto anche una discreta partita, però l'ha compromessa dopo 15 minuti, dopo 20 minuti e lì poi insomma non siamo riusciti a trovare la giocata vincente per poter in qualche modo far male alla Juventus e me la prendo soprattutto con gli esterni, Felipe Anderson da una parte e Zaccagni dall'altra. Oggi abbiamo giocato in 10 ragazzi. Abbiamo giocato senza Felipe Anderson, perché Felipe Anderson oggi non ha provato a saltare l'uomo una volta, una volta. Neanche Zaccagni, che però tornava a giocare dopo praticamente un mese, quindi che cosa gli vuoi dire a Zaccagni? Non giocava dalla partita contro il Marsiglia di Europa League, quella in casa, e dove ha giocato anche 60 minuti, lì 55 minuti. Gli esterni non sono riusciti quindi ad incidere, perché oggi era lì che dovevi incidere. Era lì, la Juventus si è difesa con 11 giocatori dietro la linea del pallone, quindi dovevi cercare, diciamo, di allargare la loro difesa cercando di sfondare sugli esterni. Non ci sei riuscito, ma non ci hai neanche provato. Questo è il problema, non ci hai neanche provato. Cercavi sempre di spostarti, di saltare l'uomo, ma verso il centro. E no, e no. Le sovrapposizioni di Usai, di Lazzari, non ci sono state, non ci sono state. Oggi per me il migliore in campo è stato Usai. È stato Usai perché ha giocato una partita molto applicata, molto applicata. Ha fatto molto bene Usai, sia in fase difensiva che in fase di possesso palla. Ha provato anche qualche sovrapposizione con Zaccagni, qualche cross interessante c'è stato. Dall'altra parte invece il vuoto più totale. Invece tu teoricamente dovresti aspettarti quello che ha provato a fare a Lazio sulla sinistra, sulla destra con Felipe Anderson e Zaccagni. Invece no. Invece no. E poi, quelle poche volte che magari siamo riusciti a mettere la palla dentro, non c'era un attaccante, perché senza Immobile il nulla assoluto, il nulla assoluto. Non si può chiedere a Pedro, come falso 9, di fare quello che fa sempre Immobile. Non si può. Pedro ha cercato in tutti i modi di trovare delle alternative offensive uscendo dall'area di rigore, no? Prendendo magari il posto dei due esterni qualche volta sulla destra, sulla sinistra, facendo delle giocate centrali. Però, ragazzi, oggi l'assenza di Immobile ha pesato molto, davvero molto. La Lazio perde un'altra volta senza Immobile. Bellissima la festa comunque in suo onore e la coreografia in suo onore prima del fischio iniziale.
questo volevo sottolinearlo. E quindi sì, è stata una partita inesistente a livello offensivo. È stata una partita inesistente. Possesso palla sterile, perché poi se non sfondi sulle fasce è completamente inutile. Completamente inutile. Quindi mi dispiace per aver visto una prestazione neanche sottotono, una prestazione in ombra di Felipe Anderson. E poi non, quando è entrato Romero nel secondo tempo, anche lì non è riuscito a fare quello che avrebbe dovuto fare Zaccagni in 60 minuti. Avrei messo Basic prima, non l'avrei messo all'80esimo, durante tra l'altro il rigore del 2-0. Rigore del 2-0, tra l'altro comico, perché io a un certo punto vedo Reina uscire dalla porta, farsi metà campo per cercare di prendere un pallone che palesemente non avrebbe preso. Cioè, io appena Reina è uscito dall'area di rigore ho detto: "Eccola là, va a finire male", perché va a finire male, perché non puoi provare a prendere un pallone a Chiesa in velocità, ad anticipare Chiesa che è l'unico fuori classe della Juventus, fatemelo dire. Chiesa, che altro che il sopravvalutatissimo Kulusevski. Chiesa è il fenomeno della Juventus. Senza Chiesa questa Juventus non avrebbe vinto oggi. Non avrebbe vinto, ok? Indipendentemente dai calci di rigore. Quindi ecco, ci tenevo a sottolineare questo. E poi la Juventus di Allegri è questa qui. È una Juventus che gioca in difesa. Gioca in difesa e punta. Punta insomma sui contropiedi, sulle ripartenze, no? Infatti il rigore del 2-0 nasce da una ripartenza a campo aperto del giocatore di gamba Chiesa. E quindi noi mi dispiace perché con Immobile probabilmente sarebbe stata un'altra partita, però anche noi ci abbiamo messo del nostro a non riuscire a creare nulla. È entrato Murici durante il secondo tempo e in realtà qualche cosa con palle alte abbiamo provato a farla, però ragazzi non possiamo neanche dire qualcosa a Murici, cioè che cosa vuoi fare? Tutte palle lente dalla tre quarti, alte, lente, a palombella contro sei difensori della Juventus. Che cosa può fare Murici se poi non viene supportato da ulteriori inserimenti dei centrocampisti? Infatti la giocata migliore del secondo tempo è stata una palla a palombella per Milinkovic, che ha spezzato per l'inserimento di Murici. Quindi inserimento della mezzala e palla a Murici, che poi non ci è arrivato di poco. Ma a Murici possiamo dire davvero, davvero poco. Possiamo dire invece qualcosa a Tare, perché la Lazio necessita di un giocatore diverso da Murici. Semplicissimo, un giocatore magari che si avvicina di più a Immobile a livello di caratteristiche, e a gennaio va preso a tutti i costi. O mi prendete un attaccante che faccia rifiatare seriamente Immobile, oppure un difensore centrale. Due sono le cose. Forse più un attaccante di un difensore centrale, però è anche vero che se si fa male uno tra Acerbi e Luis Felipe, siamo messi davvero male, anche lì, anche in quella zona del campo. Quindi ecco, che la società faccia qualcosa. Tra 2 mesi. Ditemi cosa ne pensate nei commenti. È una sconfitta che non compromette assolutamente quello che è il percorso di crescita della Lazio, perché contro una Juventus difficile da affrontare, obiettivamente difficile da affrontare. Una cosa mi sono dimenticato. Dybello, sei un pagliaccio. Sei un pagliaccio. E non per i calci di rigore, attenzione, no, no. Per quello che è stato l'arbitraggio generale, sei veramente un pagliaccio. Forza Lazio, sempre e per sempre.